Grazie, grazie, grazie. Bello tornare in Trentino, bello tornare a Rovereto, felice di essere con voi. E oggi stiamo facendo un passo avanti ulteriore rispetto a quelli degli anni scorsi, perché abbiamo la possibilità di far passare, di tradurre quella che è stata una protesta sacrosanta nei confronti di un regime che da troppi anni si comporta come se il popolo non esistesse, e noi adesso stiamo cercando di attivare la nostra amata Costituzione per fare qualcosa di importante. Il costituente, il grande giurista, il grande maestro Piero Calamandrei aveva introdotto l'articolo 75 della Costituzione, quello relativo ai referendum, con una riflessione molto semplice, che diceva sostanzialmente: verrà un tempo o vengono tempi in cui i rappresentanti tradiscono i rappresentati. I rappresentanti sarebbero i politici eletti e i rappresentanti siamo noi, i rappresentati siamo noi, popolo sovrano, quelli di noi che vanno a votare, o quelli che non ci vanno, chissà se sono rappresentati a loro volta, ma non importa. Comunque sia, vengono tempi in cui questo tradimento avviene, e quando questo tradimento è grave è importante che i rappresentati si riprendano la parola e diventino loro stessi legislatori. Guardate che è una cosa molto importante. Noi abbiamo un ceto politico che riceve un più che dignitoso stipendio per fare le leggi, per amministrare il nostro paese, che dovrebbe in realtà occuparsi di politica sotto il controllo indipendente, neutrale, di alcune istituzioni, per esempio della libera stampa. Che nostalgia di quando c'era la libera stampa, vi ricordate? Ecco, non c'è più. Quella doveva essere una delle istituzioni che controllavano i nostri politici. Poi c'erano altre istituzioni, le cosiddette istituzioni di garanzia, che ricordo aver studiato nei tempi gloriosi dell'università con i maestri del diritto costituzionale. La prima istituzione di garanzia è il Presidente della Repubblica. Oggi, ecco, bravo. La prima istituzione di garanzia è il Presidente della Repubblica. Dovrebbe essere super partes, dovrebbe essere dalla parte soltanto della Costituzione, e invece noi sappiamo benissimo che da almeno 12 anni, almeno dalla, se non di più, almeno dalla presidenza Napolitano, il Presidente della Repubblica fa un altro mestiere, non fa quello che garantisce i diritti del popolo, ma fa quello che garantisce gli assetti di potere dominanti determinati dall'asse transatlantico e dall'Unione Europea. Lo sappiamo bene, cioè gli unici interventi che fanno i presidenti, Mattarella ha fatto un unico intervento da ultimo, ed è stato unicamente per dire che non eravamo stati abbastanza fedeli alla linea che arriva da Bruxelles. Diciamole a tutti, un italiano su 100 deve capire, un italiano su 100 è tanto, perché noi siamo oggetto di massacro mentale da anni. E quindi la maggior parte dei cittadini italiani non sono più neanche cittadini, sono dei poveri consumatori sfruttati, sono persone che pensano che sia più importante andare a comprare ossessivamente dei beni piuttosto che occuparsi della cosa pubblica. Ok? Purtroppo questo è stato un processo che è stato fatto apposta, distruggendo la scuola pubblica, distruggendo la stampa libera, distruggendo le istituzioni che rendono civile un popolo. Questo è stato fatto apposta. Ebbene, noi abbiamo 100, un italiano su 100, dico un italiano su 100, che capisca l'importanza di portare tutti gli altri a decidere come popolo se vogliamo essere coinvolti in una guerra in Ucraina oppure no. E non ci dicano, per favore non ci dicano, che siamo obbligati a farlo. Perché non è vero, perché la menzogna ha le gambe corte. Perché ci sono paesi NATO come la Turchia che non danno neanche una rivoltella scacciacani,
e ci sono paesi dell'Unione Europea come l'Austria e l'Ungheria che non danno neanche una rivoltella a scacciacani. Quindi se noi diamo 80 milioni di euro al giorno, ve la ridico, 80 milioni di euro al giorno a dispositivi militari per andare a ammazzare giovani ucraini e giovani russi, perché a questo servono le armi. Le armi servono per ammazzare la gente. No, le armi servono per ammazzare la gente, sembra un concetto abbastanza semplice. È un concetto abbastanza semplice, eppure noi leggiamo sui giornali che le armi servono per fare la pace e troviamo della gente con la faccia tosta che ha il coraggio di andarlo a dire negli spettacoli televisivi, in cui si è dato molto più spazio all'orso del Trentino, molto più spazio agli istrici di quanto si sia dato spazio al referendum. Di questo stiamo parlando, e poi diciamo di essere in democrazia. Ma dove siamo in democrazia? Ma chi è che mi dice che siamo in democrazia quando la discussione sull'orso del Trentino ha occupato decine e decine di pagine sui giornali, e il fatto che ci sia in campo oggi un tentativo di far votare il popolo se vuole essere in guerra o se vuole utilizzare i soldi dei cannoni per fare ospedali, non ha una riga di stampa. Non ha una riga di stampa. Non ha una riga di stampa, non ha un minuto in televisione. Signori, io purtroppo, o per fortuna, sulle cosiddette televisioni private, su Mediaset, sulla 7, eccetera, durante la pandemia, per sputtanarmi mi invitavano. Allo scopo mi dichiarato di sputtanarmi, ma mi invitavano. E mi hanno invitato per un sacco di tempo, mi hanno invitato per anni. Sempre ostili, ma mi invitavano. Come partito il referendum, un giorno dopo non ho più visto nessuno degli SMS che mi invitava a queste cose, nessuno. Allora non è un caso, non ho litigato con la Merlini, non ho litigato con l'altro, con Brindisi, non ho litigato con Floris, non ho litigato con nessuno di questi, eppure tutte le loro redazioni hanno smesso di invitarmi. E allora uno pensa, non è che sono io antipatico, sarà che non si vuole forse parlare del referendum, sarà che si ha paura, come al solito, che il popolo possa ragionare con la propria testolina decidendo cosa vuole fare. Si ha paura perché se si serve si ubbidisce al padrone. Il padrone dovrebbe essere il popolo, invece oggi il padrone purtroppo non è il popolo. Il padrone oggi sta altrove, ma non è il popolo che dovrebbe essere sovrano, è padrone dei politici. Ok? Allora voi capite che in queste condizioni la battaglia che abbiamo di fronte a noi è durissima. È durissima. Ma noi dobbiamo farcela lo stesso. E possiamo farcela soltanto se ciascuno di noi non si sente soddisfatto dopo aver firmato, ma passa ogni santo giorno da qui al voto, da qui alla fine della raccolta firme, cercando di convincere persone a firmare, manda i contatti ai suoi amici, rompe l'anima ai suoi parenti, fa capire quanto è importante parlare di guerra. Io ho fatto in questi giorni tantissimi banchini, ho girato un po' dappertutto, sto girando dappertutto, non mi risparmierò neanche questa volta, perché il referendum sull'acqua pubblica l'abbiamo vinto così. Non avevamo la televisione, non avevamo i giornali, non avevamo niente, avevamo delle persone che però andavano in giro e incontravano altre persone, e io dicevo sempre una cosa a queste altre persone, trovatevi anche solo in 4, 5, 6, prendete i moduli, andate, prendetevi un banchino, andate al bar e raccogliete. Bisogna raccogliere senza tregua. Lo so che è una rottura d'anima, lo so che la gente quando gli chiedi di firmare per un referendum pensa che tu gli stia chiedendo, cioè cercando di vendere delle spazzole, perché noi ormai siamo abituati a venditori di spazzole dietro ogni angolo, ma tuttavia credetemi, vale la pena. Questa può essere la cosa più importante che ciascuno di noi fa nella sua vita, per consegnare un mondo in pace ai più giovani,
per costruire un futuro di giustizia, un futuro in cui i soldi delle armi, delle munizioni che, signori miei, servono per ammazzare, lo dico di nuovo, vengono invece usate per fare degli ospedali. Perché questo sta succedendo nel mondo. Noi stiamo militarizzando la nostra società, stiamo togliendo tutti i soldi che servono per le scuole, per gli ospedali, per le case di riposo, per gli asili, per aiutare chi non ha lavoro, per mettersi dalla parte di chi non ce la fa, per i malati, per tutti quelli che soffrono, che sono tanti, che hanno perso la lotteria della vita, che non hanno avuto la fortuna che ho avuto io, che avete avuto voi, che non l'hanno avuta. Ebbene, noi abbiamo un dovere di solidarietà, e quella è la vera solidarietà, che non va utilizzata per far finta che è solidale che sia chi vaccina nei confronti di chi non lo fa, perché la solidarietà è una cosa seria. Non si bestemmia sulla solidarietà inventando delle presunte solidarietà di chi in realtà ha cancellato la capacità di critica cerebrale. Allora io credo, scusate, mi sono molto stanco e molto provato in questi giorni, perché vengo da un'esperienza di raccolta firme molto faticosa. Io ho visto ragazzi di 20 anni all'università, ragazzi di 19, 20, 21 anni all'università, che tu gli dici c'è un referendum sulla guerra, firmi, se ne vanno dicendo non mi interessa, non mi interessa. Come se gli stessi proponendo, non so, appunto la vendita di spazzole. Ma come non ti interessa? E poi ci ho pensato però, e poi ci ho pensato, perché non puoi arrabbiarti con la gente così, non puoi arrabbiarti. Io ho fatto tutta la vita professore universitario, ho passato tutta la vita a cercare di insegnare ai ragazzi a pensare con la propria testa, a dir loro la cultura è quello che ti resta dopo che ti sei dimenticato tutte le nozioni che hai imparato. Tu imparerai nozioni per 20 anni, quando te le sei dimenticate tutte, se ti resta qualcosa, quella è la cultura, non le nozioni che hai imparato, il modo con cui hai imparato a pensare. Come un uomo libero, come un uomo libero, come una donna libera, come qualcuno che si impegna, si concentra, non fa 100 cose insieme, così non è più attento a nulla. Allora io queste robe gliele cerco di insegnare anno dopo anno, e chiaramente me lo vivo anche come un fallimento mio. Poi ci ho pensato, ma questi ragazzi che hanno adesso 20 anni non hanno mai visto un vero referendum succedere, perché l'ultimo referendum in cui c'è stato qualcosa di serio, che è stato il referendum sull'acqua, quelli avevano 10 anni. Quando io sono cresciuto, noi abbiamo avuto il referendum sull'aborto, il referendum sul divorzio, il referendum sul nucleare. Erano temi di cui discutevano tutte le famiglie del paese. Tu andavi a casa e discutevi con tua mamma, con tua nonna, con tua zia, con tua sorella sull'aborto, sul divorzio, sul nucleare. E poi cosa è successo? Dopo l'acqua pubblica, i referendum che li hanno fatti i partiti sulle carriere dei giudici. Ma chi se ne frega delle carriere dei giudici? Su tematiche assolutamente prive di quel valore di discussione pubblica, che è quella l'essenza del referendum. E quando si è tentato, perché si è tentato, Cappato ha tentato di farlo, di presentare un referendum sul fine vita, di nuovo un tema etico, un tema forte, un tema in cui la gente si divide, perché sono quelli i temi su cui il popolo deve parlare la sua lingua, non gliel'hanno fatto fare. Perché la Corte Costituzionale ha avuto paura che il popolo si pronunciasse. Allora ragazzi, in queste condizioni, che cosa, sembrano quasi contraddittorie, no? Ma come, fai un referendum e poi dici che la Corte Costituzionale fa il cavolo che vuole? Non è una contraddizione. Se noi raggiungiamo le 500.000 firme entro luglio, il comitato referendario diventa un organismo costituzionale dello Stato. Cosa vuol dire un organismo costituzionale dello Stato? Diventa un soggetto politico costituzionale che ha alcuni diritti, alcune prerogative, che normalmente non vengono usate, ma che, credetemi, questa volta verranno usate come. E queste prerogative sono il diritto di andare in conflitto di attribuzione con alla Corte Costituzionale, quando decideranno, perché decideranno di rifinanziare con di nuovo altri 80 milioni di euro al giorno, se non di più. È previsto un aumento del budget militare, giusto perché vi facciate un'idea di quello di cui stiamo parlando,
è previsto ufficialmente nel documento economico di programmazione un aumento del budget militare di 14 miliardi nei prossimi due anni. 14 miliardi di euro nei prossimi due anni. Mi rendo conto che nessuna persona normale neanche capisce quanto siano, ma sono tantissimi soldi, credetemi. Sempre nello stesso periodo, nei prossimi due anni, è previsto un decremento del budget per la sanità di 4 miliardi. Ok? Dopo che ci hanno detto in pandemia che la nostra salute, che era interesse generale di tutti quanti, era anche al primo posto degli interessi di loro signori, che quindi ci potevano vendere vaccini, potevano fare tutte queste cose qui. Ci hanno raccontato questo, erano tutte chiaramente balle, i numeri parlano, nei prossimi due anni l'Italia investirà in guerra e non in salute. Allora, se noi vogliamo che l'Italia smetta di investire in guerra e cominci magari a investire in salute, non possiamo che batterci fino all'ultimo respiro perché questo succede. Perché non ci regaleranno nulla, perché nella guerra produce profitti enormi, perché questi profitti enormi vanno nelle tasche della Repubblica, della stampa, del Corriere della Sera, che sono controllati esattamente dagli stessi interessi economici che controllano Pfizer, che controllano BioNTech, che controllano Lockheed Martin, che controlla. Continuiamo finché vogliamo, il conflitto di interesse è palese. E quindi il popolo continuerà, come dicevano quel film, a non guardare in alto, a non vedere il meteorite che arriva sulla Terra. Noi però il meteorite che arriva sulla Terra lo vogliamo vedere. Sappiamo benissimo, io ero a Trento nell'86, e ve lo ricordate, perché qui a Trento nell'86, quando c'è stato Chernobyl, eravamo nel nord-est, e la mia, all'epoca non era ancora forse mia moglie, ma insomma quella che poi divenne mia moglie, come tutte le giovani donne di quella generazione lì, si sono fregate la tiroide, perché il fallout nucleare di Chernobyl nel nord-est Italia ha contaminato le tiroidi delle donne in numeri impressionanti, ok? Allora quel fallout nucleare era una barzelletta rispetto alla minima bombetta nucleare che possa esplodere, ma non qui, non qui, in Cecenia, in Ucraina, in Donbass, vi spiego? Cioè quel tipo di incidente lì avrebbe dei risultati immediati a tacer d'altro sul nostro popolo, anche soltanto dal punto di vista dell'impatto sulla nostra salute pubblica, senza che nessuno faccia nulla. Non c'è un sindaco della città che dice che cosa bisognerebbe fare in caso di fallout nucleare. Nessuno ci ha spiegato come comportarci se succede un incidente nel teatro di guerra in Russia, perché vogliono convincere la popolazione che non ci sono rischi, che questo è un videogame, ok? Ma questo non è un videogame. Questa è la drammatica realtà storica di un momento difficilissimo della nostra umanità, di un'umanità che sta sostituendo probabilmente l'egemonia globale dell'asse angloamericano con altre egemonie. E questi sono i momenti in cui i conflitti in piena trasformazione tecnologica possono essere devastanti, sia quelli voluti che quelli accidentali. Quindi signori, per favore, rimbocchiamoci le maniche, non parliamo soltanto di pace, facciamo quello che riteniamo in coscienza necessario per i nostri figli e i nostri nipoti. Firmiamo per il referendum, facciamo in modo che si raggiungano le firme, costruiamo un soggetto politico che tra luglio, agosto, settembre, ottobre possa giocare la partita relativa al rifinanziamento delle armi in Ucraina in modo serio, senza che possano rifinanziare come ha fatto Giorgia Meloni rispetto a Draghi, senza che nessuno dicesse niente. Noi vogliamo far sentire la voce di un popolo che la guerra la ripudia per davvero. Vi ringrazio molto.